Quello di cui io mi occupo sono nello specifico malattie infiammatorie della superficie oculare e del dolore che si associa ad esse. Si tratta di malattie per cui abbiamo poche armi disponibili, molte di queste associate a importanti effetti collaterali, quindi è un'area di, come si dice, medical need. Uno dei motivi per cui mi sono dedicato a quest'ambito, all'oculistica, e in particolare ho voluto riservare una parte della mia attività alla ricerca è che si tratta di un'area, diciamo, un'area sicuramente orfana, direi, dove poca ricerca viene ancora fatta. Quasi tutto il tempo viene riservato alla, diciamo, cura della malattia secondo lo standard of care. Ma a mio avviso molto spesso manca quel tempo e quella capacità di, come dire, osservare il problema dall'esterno e ritornare con una soluzione migliore che possa alla fine tradursi in un migliore trattamento per i pazienti e anche in un modo migliore per i medici di gestire alla fine se il paziente sta meglio o se la soluzione è più pratica o più conveniente anche per il paziente, il medico è il primo a trarne vantaggio subito dopo il paziente, naturalmente. Sicuramente la parte il lavoro che mi piace di più è la varietà, ogni giorno è diverso, un giorno può capitare di visitare pazienti, un altro di scrivere un articolo scientifico, un altro di disegnare un esperimento e sicuramente le due componenti di medico e ricercatore si aiutano nello svolgere questo lavoro. Quando visito pazienti salta subito all'occhio quali sono i problemi che hanno bisogno di un miglioramento, di essere risolti o di una migliore comprensione. Quando faccio il ricercatore, diciamo, l'impostare l'ipotesi e una domanda solida dal punto di vista scientifico credo sia il modo migliore per rendere la ricerca efficace nel risolvere un problema del paziente.